Buonasera, speciale di Coppa Italia. Purtroppo il Pescara eliminato dal Gubbio ha deciso al minuto 78 della partita testé consegnata agli archivi Federico Vasquez, che aveva da un paio di minuti rilevato Gabriele Artistico, che era stato tra i più positivi della squadra di Piero Braglia, ma tutto si è deciso in un paio di minuti, perché poco prima del gol che ha deciso questa partita, firmato, lo ripetiamo ancora una volta, da Vasquez, clamorosa traversa di Colai, forse anche con deviazione impercettibile ma decisiva di Meneghetti, dopo una sontuosa azione di De Sogus. De Sogus e Colai avevano preso il posto rispettivamente di Vergani al 72esimo e di Delle Monache, appunto Colai al posto di Delle Monache. Abbiamo detto traversa di Colai, calcio d'angolo, poi vedremo anche le immagini che hanno caratterizzato questo match, comunque sfortunato per i biancazzurri. Calcio d'angolo di Crecco, respinta, la conclusione di Saccani, altra respinta, tutto il Pescara sbilanciato. È stato molto bravo nella circostanza di Stefano a coprire palla, a servire Vasquez, da poco è entrato, sterzata su Crescenzi e sinistro di grande precisione all'angolino basso da destra dell'incolpevole Sommariva al 78esimo, dunque il gol partita di Federico Vasquez. Subito dopo però il Pescara ha reagito con una grande opportunità che purtroppo è stata mancata da tutti, che era stato servito da De Sogus. De Sogus, quando è entrato, davvero ha fatto la differenza. Grandissime giocate da parte della classe 2002 in prestito dal Cagliari. Dunque a Pescara, Gubbio batte Pescara 1-0, ha deciso Vasquez al minuto 78 di questa partita. Per quanto riguarda le altre gare, vi diciamo subito che si stanno giocando i supplementari a Crotone, di fronte Crotone e Monopoli, 2-2 al 90esimo, ora siamo al 96esimo. La Juventus Under 23 ha dilagato sul campo della Feralpi Salò, 5-2 il verdetto finale. Vi diciamo anche i marcatori, Iocolano e Compagnon, subito 2-0 per la Juve Under 23 di Brambilla, poi Dorazio ha accorciato le distanze, 1-3 firmato da Verducci, Bacchetti, Loris Bacchetti di Guardia Grele, ex Pescara, per il 2-3 della squadra di Vecchi. Ma nel secondo tempo hanno firmato il quarto e il quinto gol per la Juve Under 23, Sersanti e Lipari. Dunque Feralpi Salò 2, Juve Under 23 5, Mantova Renate. Si stanno giocando i supplementari, 1-1 al 90esimo, i gol di Paudice, ex Giulianova, Ermacora, il pareggio del Renate al 91esimo, dunque il primo minuto del primo tempo supplementare, il 2-1 della squadra ospite, firmato da Angeli, classe 2002, ex difensore lo scorso anno del Limolese. La Viterbese invece ha battuto il Giuliano 2-1, Andreis e Simonelli marcatori per la squadra di Filippi, ha accorciato le distanze l'italo argentino Rizzo, dunque Giuliano eliminato al pari del Pescara. A Pescara, Gubbio batte Pescara 1-0, tra poco ci collegheremo con il nostro inviato Enrico Giancarli, diciamo subito che tra poco vi commenteremo anche le azioni salienti di questa partita. È stata una partita sostanzialmente sporca, sicuramente più vivace il secondo tempo con l'ingresso in campo di De Sogus, che davvero ha fatto la differenza, e tutto si è deciso, lo ripetiamo ancora una volta, in quei due minuti tra il 76esimo e il 78esimo, traversa clamorosa di Colai, e poi sugli sviluppi del calcio d'angolo c'è stata una prima conclusione di Saccani e il capovolgimento di fronte della formazione eugubina, con il Pescara tutto sbilanciato da Di Stefano al neo entrato Vasquez, sterzata su Crescenzi al limite, gran sinistro, sinistro chirurgico, nulla da fare per Sommariva. Poi però il Pescara ha avuto la grande opportunità non sfruttata, lo ripetiamo ancora una volta, da Tupta. Ci sono stati tanti cambi rispetto all'11 sceso in campo al Menti, anzi bisogna dire che il turnover è stato totale, tanti Massimo. Cambi anche nel Gubbio. Allora andiamo da Enrico Giancarli, che mi sta chiedendo la linea, con Piero Braglia, che salutiamo. A te Enrico. Eccoci Massimo, allora in diretta con Piero Braglia, che ritroviamo con grande piacere, ben rivisto mister. Una vittoria importante per voi, no? Ma no, abbiamo fatto giocare 11 persone diverse almeno per un'ora e più, sono ragazzi che giustamente ci tenevano a fare bene, siamo contenti che poi alla fine ti è girata anche bene, abbiamo avuto questo gol di Vasquez, gli dà morale, gli dà
ancora più sicurezza oltre a quello che stanno già facendo. Però insomma, dalle dichiarazioni del suo presidente sembrava che interessasse poco la Coppa, invece lei ha messo Vasquez, ha messo alcuni giocatori importanti perché la voleva vincere la partita. No, ma noi dobbiamo portare rispetto a quelli che giocano. Il presidente a volte parla perché dice va bene, si spende il giusto, si va in trasferta, si stancano, non è che siamo così, ma c'è anche da capirlo, però lui deve anche capire che questi sono ragazzi che vogliono giocare e fanno di tutto per mettermi in difficoltà e penso che sia una cosa bella. L'analisi della partita, mister? No, è stata una buona gara da ambedue le parti, noi abbiamo cercato di non farli giocare come sanno giocare perché secondo me questa è una squadra forte, al di là che anche loro ne mancavano parecchi, siccome noi, però io dico che Pescara è una squadra candidata per la vittoria finale perché per me è un organico forte e poi sono molto bravi ad accorciare in avanti. Io gliel'ho anche detto a Colombo, forse si sarà anche toccato, però io ci credo molto in questa squadra, perciò mi sembrava giusto dirglielo. Insomma, ha fatto una bella dichiarazione. Prima di una domanda da studio, che effetto le fa il ritorno in Abruzzo, Braglia? No, ma io sono stato benissimo 2 anni a Chieti, ci torno sempre volentieri, perché per me quando sta bene in un posto non te ne dimentichi mai, che sia Chieti, Pescara. Poi qualcuno si incavola quando gli ricordo Chieti, però fa parte del gioco. Una domanda, una per il tecnico Braglia, ti ascolta Massimo. No, che intanto io saluto cordialmente perché insomma la stima non l'ho mai nascosta nei confronti del tecnico toscano. Intanto insomma lui sa come si fa a vincere la Coppa Italia, perché se non vado errato nella Juve Stabia, nel 2010-2011 vinse questa competizione, tra l'altro prima di approdare, no, in Serie B con la Juve Stabia in quella stagione, mister? Sì, è vero, facevamo così anche quell'anno lì, facevamo giocare quelli che non giocavano, l'abbiamo fatto anche nella finale contro il Carpi e ci andava bene, però l'idea è sempre quella, devono giocare i ragazzi che la domenica sono sacrificati e che devono mettersi in mostra, oggi l'hanno fatto bene, abbiamo cambiato anche il modo di giocare, i ragazzi veramente sono stati veramente bravi, sono orgoglioso di loro. In bocca al lupo per tutto, grazie a Piero Braglia che ritroviamo sempre con grande piacere. Massimo, eccoci qua, ora siamo anche noi all'auricolare, quindi se hai qualche curiosità, qualche domanda in attesa dell'arrivo del tecnico Colombo e dei tesserati sono a disposizione. No, intanto c'è da dire che questa è una vittoria storica del Gubbio, che non aveva mai battuto il Pescara nelle precedenti 7 sfide, è stata sostanzialmente una gara sporca del primo tempo, ha cambiato sistema di gioco, lo avevamo anche preventivato ieri sera scrivendo l'articolo sulle probabili formazioni perché Bontà aveva già giocato nel cuore della difesa all'esordio di Coppa proprio lo scorso mese di ottobre contro la Recanatese, un 3-5-2, Boulevardi naturalmente mezzale, poi soprattutto le due punte, insomma ci sono stati tanti cambiamenti anche nel Gubbio. Colombo naturalmente ha fatto giocare non gli stessi uomini, ma era giusto, no, che andasse così perché tutti devono avere una possibilità. Io ho visto un ottimo De Sogus, ma credo che anche tu dal vivo te ne sia reso conto perché davvero ha fatto la differenza quando è entrato in quei pochi minuti. Peccato per il gol subito, no? su un capovolgimento di fronte, poteva essere evitato, però lì c'è stata molta generosità secondo me da parte del Pescara in quel momento quando era stata colpita la traversa da Colai. E forse anche un pizzico di stanchezza di Crescenzi, che ha sofferto quell'uno contro uno con Vasquez, no? Sulla ripartenza della formazione di Braglia. Sono d'accordissimo con te su De Sogus, sul nostro sito internet lo abbiamo messo come top biancazzurro oggi perché in 22-23 minuti ha fatto 2 giocate di altissimo livello. C'è Vasquez in postazione con noi, lo salutiamo. Intanto Vasquez, entri in campo qualche minuto e decidi la partita, tutto quello che sogna un attaccante. Sì, bello, importante per tutti, per la squadra, per il gruppo, quindi niente, contento a livello individuale, sia pure individuale che gruppale, perché è importante per noi qua contro una squadra forte come il Pescara. Pescara e Gubbio, 2 squadre che sono lì nelle zone altissime della classifica, lasciamo per un attimo la Coppa Italia, 2 squadre che sognano in grande. Sì, noi andiamo piano, partita dopo partita, sappiamo la nostra forza, ma tranquilli, con lavoro, con impegno e sacrificio, e proveremo a fare quello che sappiamo fare. Ti puoi dare un consiglio al Pescara? Mi spiego, tu conosci benissimo il Catanzaro perché sei arrivato proprio da lì, come si batte? No, io non credo sia in grado di dare un consiglio in questo senso.
conosco al mister del Pescara Colombo, l'ho avuto a Francavilla e so che lui come tutto il suo staff lavorano bene, quindi credo che loro sapranno cosa fare per provare a fare l'impresa. Allora, ti chiedo questo per chiudere, quanto sei stato vicino al Pescara? Perché quest'estate il nome di Vasquez a Pescara, fatto proprio da Colombo, è un nome che ricorreva spesso. Realmente non lo so, so che ci sono state delle voci, però alla fine ho scelto venire a Gubbio, che so che è una piazza pure ambiziosa e sono contento della scelta che ho fatto. Ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie a Vasquez. Abbiamo ascoltato Massimo, il match winner della gara di oggi. Ti dicevo di De Sogus, sono d'accordo con te, l'abbiamo messo sul nostro sito in apertura come top player di giornata perché in pochi minuti ha collezionato due giocate di grandissimo spessore. Secondo me per domenica la maglia da titolare è sua, a te. Penso proprio di sì. Insomma, tra l'altro c'è anche da ricordare uno spunto da fermo pazzesco di De Sogus, che si è lamentato, c'è stata una spinta proprio all'interno dell'area di rigore eugubina da parte di un difensore della formazione ospite, probabilmente non c'erano gli esami del calcio di rigore, però davvero una giocata sopraffina di grande classe di questo ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie in quei pochi minuti in cui è stato chiamato in causa. Andiamo a dare uno sguardo alle schermate in attesa di un altro ospite al microfono di Enrico Giancarlo. Allora, il Pescara si presentava così, poi le faremo rivedere quando potremo commentare le fasi salienti della partita. Somma, arriva tre pali, Saccari in grosso, De Marino e Crescenzi a comporre il reparto arretrato, dunque turnover totale rispetto agli 11 che sono stati schierati domenica scorsa a Castellammare di Stabia. Loi, Craia e Crecco a centrocampo, Tupta e Delle Monache a supporto di Vergani. Delle Monache è partito inizialmente a sinistra, poi è stato spostato a destra con Tupta a sinistra. Vediamo invece il 3-5-2 del Gubbio, non è una novità in realtà perché già schierato, già adottato questo sistema di gioco proprio nell'esordio di Coppa Italia un mese fa contro la Re Caratese. Vi dicevo di Bontà, che è un centrocampista centrale, è stato utilizzato da Braglia nel cuore della difesa come un mese fa contro la Re Caratese. Dunque Meneghetti tre pali, tanti i cambi operati dal tecnico del Gubbio Piero Braglia, la difesa 3 formata da Tazzar, adattato in realtà perché un cursore di fascia, Bontà e Portanova, poi a centrocampo gli esterni Morelli e Semeraro, in mediana, in cabina di regia Francofonte, le due mezzali Vitale e Boulevardi, Boulevardi ex tra l'altro fascia di capitano, Artistico e Di Stefano a comporre il tandem d'attacco. Artistico, Gabriele Artistico, classe 2002, in prestito al Parma, sicuramente era stato il migliore fino all'ingresso di Vasquez, un giocatore che ricorda molto suo zio Edoardo Artistico, che ha giocato, una breve parentesi, nel Pescara, tra l'altro è nipote anche di Mario Artistico, perché Mario e Edoardo, ricordiamo che sono fratelli, e Mario Artistico ha giocato nei primi sei mesi della stagione 2009-2010 in Serie C con il Pescara. Di Stefano, altro ragazzo molto interessante del 2002 in prestito dalla Sampdoria. Questi erano gli 11 iniziali, poi naturalmente ci sono state tante sostituzioni, soprattutto nel Pescara al 72esimo, entrato Colai, è entrato anche De Sogus al posto di Delle Monache rispettivamente e di Vergani, con Tupta riferimento centrale. Delle Monache, De Sogus è salito davvero in cattedra, delle giocate straordinarie, c'è stata la traversa di Colai, tra poco vedremo anche con il riflesso delle immagini che abbiamo montato, davvero sfortunato in quella circostanza il Pescara, perché poi sugli sviluppi del calcio d'angolo c'è stato il capovolgimento di fronte della squadra ospite e il gol di Vasquez servito nella circostanza da Di Stefano, con la squadra tutta sbilanciata nella metà campo ospite, naturalmente il Pescara, e Vasquez ne ha approfittato, sterzata su Crescenzi e sinistro, interno mancino sul palo lungo, nulla da fare per il portiere del Pescara. Sommariva subito dopo, però reazione immediata dei biancazzurri, grande opportunità per Tupta, che è stato ispirato magistralmente ancora una volta dal suo compagno di squadra De Sogus. Aveva fatto tutto bene in realtà Tupta, si era preparato alla conclusione col sinistro, non è stato lucido il suo tiro, è terminato molto alto sopra la traversa della porta difesa da Meneghetti, vice, lo ricordiamo, di Raffaele Di Gennaro, che contrariamente a quello che ci hanno detto ieri era in panchina, quindi non è rimasto a casa al pari di Bacco
Cogu e soprattutto dello spauracchio Arena e dello stesso Signorini, capitano del Gubbio, ma era comunque in panchina. Lo sfortunato portiere del Pescara che lo scorso anno purtroppo ha subito un grave infortunio alla schiena proprio il 31 ottobre, quindi un anno fa, contro l'Olbia in casa, e poi non è riuscito più a tornare sul terreno di gioco. Quest'anno titolarissimo nel Gubbio, che ricordiamo guida la classifica del girone B del campionato di Serie C insieme con l'Entella, viene da 3 vittorie consecutive. Sabato il Gubbio sarà di scena a Cesena nel big match della 12ª giornata. Il Pescara invece affronterà in casa domenica alle 14:30 una delle neopromosse del girone C del campionato di Serie C, ovvero la Gelbison di De Sanzo, che ha preso il posto di Esposito la 5ª giornata. 4 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta per De Sanzo in casa con il Monterosi. Ma attenzione alla Gelbison, perché fuori casa è la squadra che ha subito meno gol, soltanto 2, una difesa di ferro, 7 le reti incassate. Proprio come il Pescara, segna pochino in realtà la Gelbison, soltanto 10 gol realizzati, ma sta facendo un campionato assolutamente positivo, perché si tratta di una neopromossa, una squadra di Vallo della Lucania, ricordiamo, provincia di Salerno, che gioca le sue partite casalinghe alla Torre di Pagani, e proprio nell'ultimo match ha pareggiato 0-0 con la Fidelis Sandra, che ieri ha sollevato dall'incarico sorprendentemente, aggiungiamo noi, perché aveva disputato una buona partita sul campo della Gelbison, sia l'allenatore Mirko Cudini che il DS Sandro Federico. Poi vedremo magari la schermata tattica anche della Gelbison, come si è appunto schierata questa squadra nel confronto interno con l'Andria. Comunque utilizza il suo allenatore un 3-5-2 classico, squadra molto coperta che concede poco alle avversarie, una squadra di categoria. Torniamo di nuovo all'Adriatico Giovanni Cordacca, dal nostro Enrico Giancardi. Enrico? Eccoci Massimo, perché è arrivato adesso il tecnico Alberto Colombo, che saluto in diretta il mister biancazzurro. Un po' di rabbia, un po' di delusione o non è successo nulla? No, arrabbiati, sono uscite delle indicazioni utili, non per forza positive ma utili per capire tante dinamiche, certe cose, quindi ogni partita dà sempre delle indicazioni, dei giudizi su cosa c'è da fare, e quindi anche in una giornata assolutamente negativa come quella di oggi abbiamo dei riscontri su cui lavorare. Ecco, diciamo allora, cerchiamo di capire quali sono le cose negative che non le sono piaciute. Ma è che se sbagli l'atteggiamento è più facile perdere. Se hai una volontà di recuperare magari delle posizioni nei confronti del giudizio del mister, e queste sono le possibilità che uno ha per dimostrare quanto può incidere, quanto può dare alla squadra, al di là degli errori tecnici e degli errori che si possono fare e sono consentiti perché tutti li commettiamo, ma noi abbiamo puntato spesso sull'atteggiamento, cosa che oggi è stato secondo me negativo in alcuni di quelli che sono scesi in campo dal primo minuto. Quello che hanno avuto positivo sia De Socus che Colai quando sono entrati, soprattutto 2 giocate di De Socus bellissime. Sì, ma poi credo che l'aspetto mentale incida poi sull'aspetto tecnico, perché quando tu sei non perfettamente allineato o non perfettamente dentro la partita, poi è molto più semplice commettere degli errori o sul piano della determinazione averla meglio l'avversario, quindi tutto qua. Invece quando tu entri con la volontà di fare bene puoi anche commettere gli errori, ma dai l'impressione di essere vivo dentro la partita, come hanno fatto appunto i 2 da te citati. Prima di una domanda da Massimo, Profeta in studio, posso dire che è la prima volta che la vedo arrabbiata quest'anno? No, ma ce ne sono state altre, l'ho nascosto, no, ma sicuramente sono arrabbiato perché ci tenevamo ad andare avanti, perché si pensava di fare anche un altro tipo di partita, però è un insegnamento utile anche questo, e ben venga, quindi dobbiamo trarre, come dicevo prima, le giuste indicazioni. Non mi va di dire meglio oggi che domenica, perché quando si perde non è mai piacevole. Studio.
Buonasera Colombo, io la voglio far sorridere perché vorrei parlare del campionato, no? Spostiamo l'attenzione su quello che avete fatto di molto positivo in questo campionato, in queste prime 11 giornate. Intanto ricordiamo 8 risultati utili consecutivi, 6 vittorie e 2 pareggi. Mi pare che i tempi di pressione nella fase di non possesso siano ben collaudati. Quando recupera palla il Pescara verticalizza bene, ma ecco, io vorrei focalizzare proprio l'attenzione sui tempi di pressione. Ci state lavorando da tempo e sono già piuttosto collaudati. Sì, diciamo che poi c'è l'intensità della pressione, al di là, oltre i tempi, e oggi magari a livello di intensità non siamo stati proprio feroci, però è un concetto su cui noi vogliamo lavorare. E poi si possono fare delle partite dove riesce meglio e alcune partite dove magari la pressione è un po' più diciamo messa in difficoltà anche dalla qualità degli avversari, però è un'idea quella di andare ad aggredire sempre alti gli avversari in modo che poi cerchino di verticalizzare, e sulle verticalizzazioni poi deve essere brava la linea difensiva e quella dei centrocampisti nel conquistare la palla, per cui sì, ci lavoriamo molto, ma ci lavoriamo un po' su tutto e quindi anche sulla la fase di transizione una volta riconquistata palla, quindi c'è sempre modo di lavorare su degli aspetti, perché nonostante i risultati siano comunque positivi abbiamo sempre dei margini di miglioramento, come tutte le squadre anche noi dobbiamo comunque continuare a lavorare per migliorare continuamente. Allora io approfitto per chiedere ad Alberto Colombo qualcosa sulla Gelbison a proposito di campionato, prossimo avversario dei biancazzurri, partendo da un dato: in trasferta finora hanno subito solo 2 gol. Ma io mi aspetto, ecco, un atteggiamento simile a quello del Gubbio oggi, quindi per rendere un po' più l'idea in modo concreto, nel senso che è una squadra che è bella compatta, che fa una buona fase difensiva e quindi diventerà complicato trovare i varchi e gli spazi giusti. Se ci vuole la necessaria qualità e la necessaria pazienza e velocità di trasmissione, perché appunto i dati parlano per questa squadra in trasferta, dove sembra dal punto di vista difensivo difficile da colpire. Grazie ad Alberto Colombo. Massimo, io ti restituisco la linea in attesa dell'arrivo di qualche altro tesserato. Io ho chiesto Di Gennaro, il portiere del Gubbio, così magari riscambieremo anche qualche battuta su quella che è stata la stagione scorsa della Pescara. Magari volevo anche chiederlo al tecnico Colombo, però ci ha dovuto lasciare perché deve andare dagli altri colleghi. Il fatto che dopo, magari lo chiedo a te Massimo, dopo il gol dell'1-0 le sostituzioni siano state Germinario, Daloia e Milani, mi fa più pensare che era una partita programmata con determinati cambi e che alla fine il risultato interessasse meno rispetto a quella che era la gestione della partita. Eh sì, probabilmente è proprio così. Tra l'altro prima ho avuto un lapsus parlando dell'infortunio di Gennaro di un anno fa alla spalla e non alla schiena. Spalla. Per carità. Proprio il 31 ottobre contro l'Olbia, davvero sfortunato Di Gennaro, in questa categoria davvero non c'entra nulla e sta facendo molto bene nel Gubbio che è capolista. Allora facciamo così, in attesa di Gennaro, sperando andiamo che arrivi, Saccani, io direi... Massimo. Ah no, ecco qui, andiamo da... Massimo. Sì, vai. Saccani. Saccani, andiamo a Matteo, sì. Saccani, perché c'è delusione oggi, no, per il risultato, e il tecnico Colombo ha detto che chi ha giocato oggi ha dato delle risposte che magari non si aspettava, lui si aspettava qualcosa di più. Cosa è successo? La partita è andata sicuramente in modo negativo, siamo arrivati alla partita probabilmente non pronti mentalmente. Perché? E io ho trovato particolare difficoltà, dato che qualche partita che comunque non trovo minutaggio, a partire dall'inizio non è stato semplice. E purtroppo probabilmente abbiamo sottovalutato la partita, l'avversario, siamo arrivati poco lucidi e non eravamo pronti. Anche perché il Gubbio vi ha messo in difficoltà, poi soprattutto nel secondo tempo ha preso un po' in mano la partita. Il Gubbio è sicuramente un'ottima squadra, c'è da dire che sono primi nell'altro girone, quindi sicuramente sono un'ottima squadra. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, non siamo riusciti a giocare come il mister ci chiede, come siamo abituati a fare, e c'è delusione per questo. Grazie a Matteo Saccani. Massimo, sta arrivando il portiere Di Gennaro, lo vedo in fondo qui al tunnel dello Stadio Adriatico, eccolo che arriva, Raffaele Di Gennaro, noi lo andiamo a salutare, lo rivediamo dopo tempo con piacere. Intanto
piacere anche mio. Come stai? Che effetto ti fa tornare qui in questo stadio? Quello che è stato un po' il tuo stadio? Sì, sempre un bel effetto, sempre anche se era Coppa Italia, anche in un orario un po' cioè alle 2:30, però è sempre bellissimo, sempre emozionante tornare qua a Pescara. Intanto la spalla sta benissimo, stai facendo un grande campionato. Gubbio nelle zone altissime, Pescara nelle zone altissime. Speriamo di rimanere entrambi in quelle zone lì, ancora più alti voi, e noi va bene così perché siamo primi per adesso, però il campionato è lungo e speriamo che entrambe riusciamo a salire. Ma come la domenica guardi ogni tanto il risultato del Pescara? Sì, sempre. Quanto sei stato vicino, adesso ce lo puoi dire, quest'estate a tornare? Perché il nome tuo per 3-4 giorni sembrava oramai cosa fatta, il ritorno a Pescara. Firma che non arrivava a Gubbio, attendevano il fax di ritorno a Pescara. Che cosa è successo? Sì, il Gubbio mi ha fatto sentire la sua grande voglia di avermi, e ho accettato questo progetto che è biennale, quindi stiamo facendo bene, stiamo facendo una grande squadra e ho accettato Gubbio. Diciamo che è mancato il biennale a Pescara. No, va bene entrambe le cose, però la carriera è ancora lunga, quindi aspettiamo e vediamo. Ti chiedo un'ultima cosa, lo scorso anno, fino a quella partita con l'Olbia, quando hai avuto la frattura della clavicola, sei stato il migliore in campo per distacco del Pescara, poi hai visto un po' da spettatore il resto della stagione. Qual è stato il problema l'anno scorso, Raffaele, secondo te, a mente fredda e senza polemica? No, forse eravamo un po' discontinui, magari riusciamo a fare grandissime partite e poi magari steccare una partita in casa con una squadra più abbordabile di noi, e così non riesci a vincere i campionati e devi essere sempre sul pezzo, sempre tutte le partite devi cercare di vincerle, e quello ci è mancato un po'. Se a gennaio Arena ti dovesse chiedere un consiglio perché magari arriva una chiamata dal Pescara, che gli consigli? Di venire. Quello sì. Facciamo una domanda a Raffaele di Gennaro. Massimo, mettiamo il microfono e ti ascolta. No, io non posso che fargli complimenti, lui è molto sfortunato. Io quando fu ingaggiato dal Pescara ho sempre detto: questo è un portiere top, non solo in Serie C ma anche insomma in Serie B, dove ha giocato stabilmente per tanti anni, quindi io non mi so spiegare questo percorso, questa carriera. Da parte sua probabilmente è stato sfortunato, problemi fisici, per me avrebbe meritato ben altro. Grazie delle parole, però adesso siamo qui e dobbiamo fare sempre il possibile per tornare a dove eravamo, ma anche meglio, quindi io ci credo sempre e ogni partita vado in campo per dimostrare il mio valore e per vincere insieme alla squadra. Grazie mille. È stato sempre un piacere rivedere Di Gennaro, che è legatissimo a Pescara. Io ti restituisco la linea, Massimo, tra un po' avremo Crecco. Ecco, allora no, facciamo così, facciamo anche un focus sul mercato, perché è uscita questa notizia di Mesic, tra l'altro anticipata dal collega del centro Luigi Di Marzo, no? Questo slovacco di 21 anni, l'articolo di domenica scorsa del Nord Zealand, la società danese dalla quale il Pescara ingaggiò nel lontano 2011, l'anno di Zeman Nielsen. Insomma, adesso in forza l'Odds, che è una squadra di Serie A norvegese, vorrebbe cambiare area. C'è stato già un primo contatto, quindi diamo qualche novità. Nella giornata di ieri il DS dell'Icari ha parlato proprio col ragazzo, che ha mostrato una certa apertura, però bisognerà poi trovare la quadra col Nord Zealand, club danese che lo aveva acquistato per 1 milione. Diciamo così che si potrebbe anche fare con un'acquisizione a titolo definitivo, e poi verrebbe lasciato il 50% in caso di rivendita futura al Nord Zealand. Però è chiaro che bisogna ancora lavorarci, e non poco. Le altre opzioni, perché diamo anche altre novità: Tommaso Cavalli, che è un classe 2000, centrale mancino, che è di proprietà dell'Atalanta, in prestito alla SPAL, al Fiorenzuola, negli ultimi anni ha giocato stabilmente titolare, anche se viene da un infortunio al ginocchio, superato al menisco, in questi ultimi tempi ha perso la titolarità. C'è anche Patrick Peda, che però sta giocando, un polacco di 20 anni che sta giocando ormai titolare da 4-5 partite nella SPAL di De Rossi, e quindi è un po' più complicato. Per gli altri ruoli a centrocampo è sempre vivo l'interesse, diamo anche questa novità per Iannoni, classe 2001, che lo scorso anno si è messo in evidenza nell'Ancona di Colavitto, di proprietà della Salernitana, sta giocando nel Perugia ma finora soltanto un paio di presenze,
spesso non viene neanche convocato, Sommella, il suo agente lo vuole muovere e sono stati già avviati dei contatti con il DS del Pescara dell'Icari, perché probabilmente si farà qualcosa anche a centrocampo. Attenzione anche a Spalluto, che finora ha giocato soltanto 6 minuti nella Ternana, del resto insomma trovare spazio con Favilli, Faglietti, Partipilo, Donnarumma e Pettinari non è facile, però ecco il solito errore che fanno anche gli agenti degli attaccanti o dei giocatori promettenti dopo un'ottima stagione, Massimo, quale quella vissuta da Spalluto al Gubbio, mandarlo in Serie B forse non è stata la cosa migliore, ma tra poco ci torneremo, andiamo da Crecco. Sì, Luca Crecco in diretta con noi. Luca, un po' di delusione? Sì, sicuramente sì, perché abbiamo fatto una partita sottotono. Perché? Tutti gli aspetti. Siamo partiti scarichi, non sappiamo anche noi il perché, ce lo stiamo chiedendo. E sicuramente è stata una partita dove potevamo fare tutti qualcosa in più. Com'è andata almeno i tuoi 90 minuti? No, personalmente adesso mi sento un po' meglio. I primi 65 minuti stavo bene, poi un po' sulle gambe l'ho sentito, però personalmente sono contento di aver fatto più minuti. Pescara in campionato però deve avere l'atteggiamento giusto, può essere anche questa, diciamo, una battuta d'arresto utile per non ripetere un errore e un eventuale calo di tensione come c'è stato con il Monterosi in campionato? Adesso spero che è un colpo d'arresto che comunque ci fa svegliare, far capire che comunque tutte le partite sono difficili, in questo campionato non ci sono partite facili, quindi adesso arriva la Gelbison e dobbiamo riscattare subito questo risultato negativo. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo perché si parlava di mercato con Massimo da studio, se magari ora che stai bene punti alla Serie B per gennaio, se vuoi concludere la stagione a Pescara. No, adesso penso stare a Pescara, sono a Pescara, un altro anno di contratto, mi voglio rimettere bene al 100% e dare una mano alla Pescara, poi quello che verrà si vedrà. Grazie a Luca Crecco, abbiamo ascoltato anche Luca Crecco. Massimo, fatta la domanda di mercato, aggiungo a quello che stavi dicendo tu sui nomi che il DS dell'Icarri adesso sta seguendo anche un difensore classe 2000 di proprietà dell'Ascoli che ha impiegato poco in Serie B, un giocatore dalle caratteristiche proprio del che vuole dell'Icarri, ovvero difensore che va in pressione, un po' quella che era la caratteristica di Filippo Pellacani, e Luca Crecco potrebbe, al di là delle dichiarazioni di rito, andare a giocare a gennaio. Poi c'è sempre questo sogno Arena, lo abbiamo chiesto a Di Gennaro, ma Arena probabilmente, se dovesse lasciare Gubbio, andrà in Serie B e comunque ci vorrà un esborso economico non da poco per portare il miglior giocatore del Gubbio qui a Pescara. Sì, assolutamente. Arena credo che sia molto ma molto complicato. Dicevamo del difensore centrale che è stato seguito nelle ultime settimane dal DS dell'Icari, tu ci hai dato la notizia del difensore del 2000 dell'Ascoli, però sicuramente Cavalli è sul suo taccuino, diciamo così, è un obiettivo nel caso in cui non si dovesse concretizzare Mesic, però ripetiamo, le parti sono già avanti con Mesic, c'è stato un colloquio ieri al telefono, le parti si riaggiorneranno sabato, bisognerà trovare la quadra col Nord Zealand. Vorrei parlare anche delle caratteristiche di questo ragazzo, perché intanto è un mancino, che è quello che serve in una difesa in cui c'è solo De Marino come difensore centrale, che però gioca soltanto in Coppa Italia, insomma non ha avuto molto spazio, come caratteristiche, diciamo caratteristiche identiche a quelle di Pellacani, buonissima tecnica di base, un giocatore aggressivo che è quello che serve in questo momento, visto che Pellacani è out, ne avrà almeno fino a fine di febbraio, marzo, anche se mi dicono che Pellacani sta bruciando i tempi di recupero, addirittura qualche giorno fa aveva cominciato già a palleggiare, però bisogna andarci molto cauti, ci vuole molta cautela con quei tipi di infortuni. Eccolo qui in foto, Ivan Mesic, vedremo quello che succederà, le altre opzioni, l'altra opzione è Cavalli e poi il difensore centrale classe 2000 che sta giocando poco nell'Ascoli, di cui ci ha parlato Enrico Giancarli. Queste sono le notizie in nostro possesso, ma attenzione anche agli annoni del 2001, il suo agente Sommella in ottimi rapporti con la società biancazzurra, sta giocando pochissimo Iannoni, anche se nelle ultime due partite è stato schierato titolare da Fabrizio Castori, che è tornato sulla panchina del Perugia, però sostanzialmente si aspettava un maggiore minutaggio
questo ragazzo di proprietà della Salernitana che lo scorso anno si è messo in grande evidenza nell'Ancona di Colavitto. E poi attenzione anche a Spalluto, soltanto 6 minuti in campionato con la Ternana di proprietà della Fiorentina, lo scorso anno 10 gol nel Gubbio. Insomma, anche in questo caso la gente si sta muovendo, Branchini, per trovargli una sistemazione a gennaio. Sono due giocatori che erano stati accostati nella sessione estiva di mercato proprio al Pescara, poi hanno optato per altre sedi, per altre destinazioni. Allora, torniamo un attimo da Enrico, perché forse c'è qualche altro giocatore, deve arrivare Enrico? No Massimo, io solo per i saluti, perché abbiamo ascoltato Saccani e Luca Crecco per il Pescara, Di Gennaro e Vasquez per il Gubbio, oltre ai rispettivi allenatori Colombo e Braglia, quindi io mi fermerei qui. Ho recuperato il nome del difensore dell'Ascoli, è il classe 2000 Tavkar, prima esperienza in Italia proprio con la maglia dell'Ascoli, non sta giocando molto ed è un nome finito sul taccuino del DS dell'Icarri, al pari di quelli che hai ricordato tu poco fa nel tuo intervento da studio, quindi io mi fermerei qui con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Ci vediamo domenica in campionato quando arriverà la Gelbison. A te. Perfetto, allora andiamo a vedere le immagini salienti di questa partita. Ripartiamo però, mi rivolgo naturalmente a Dino Angelo, che saluto e ringrazio, dalle schermate. Eccole qui, le schermate, turnover totale nel Pescara rispetto alla sfida di domenica scorsa al Menti di Castellammare di Stabia. Insomma, arriva a tre pali, Saccani in grosso, De Marino e Crescenzo in difesa, Loi, Craia e Crecco al centrocampo, Tupta e Delle Monache, prima Delle Monache nei primi 20 minuti a sinistra, Tupta a destra, poi sono state invertite le posizioni dall'allenatore del Pescara, entrambi comunque a supporto di Vergani. 3-5-2 invece il sistema di gioco scelto dal tecnico del Gubbio Piero Braglia, non una novità, perché era stato già utilizzato con successo nella prima di Coppa Italia contro la Recanatese, con Bontà centrocampista schierato nel ruolo di centrale, Tazzer che è un cursore di fascia adattato e Portanova, tutti e tre davanti a Meneghetti vice di Gennaro, che è partito naturalmente dalla panchina, Morelli e Semeraro sulle fasce, Francofonte, Vitale e Boulevardi, ex della gara al pari di Gennaro a centrocampo, e poi Artistico e Di Stefano di punta. Le immagini salienti di questa partita sporca, stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, la prima occasione, insomma il primo tiro in porta, anche se non c'entra lo specchio, di Tupta sul calcio di punizione da distanza ragguardevole, poi c'è Boulevardi che scippa il pallone a Daloi, sbaglia tutto Artistico perché era liberissimo il suo compagno di reparto Di Stefano, dunque grande opportunità non sfruttata dal Gubbio che ci riprova ancora con Gabriele Artistico, che comunque è stato tra i migliori, il suo destro attento il portiere Pescara Sommariva. Siamo alla 24esimo, rivediamo la conclusione, si è girato e ha concluso in diagonale, bravo il portiere biancazzurro. Poi Crecco, che secondo me ha giocato una buonissima partita, sfonda a sinistra e poi vediamo che Vergani con una gran giocata se ne va in campo aperto a Francofonte, l'arbitro il signor De Angeli di Milano estrae il giallo, rischia tantissimo qui il centrocampista, il metodista della formazione ugubina, il colore del cartellino è il giallo e i biancazzurri vanno a chiedere il rosso, si rimane in parità numerica dunque con Vergani, autore di un ottimo spunto al pari di Crecco sulla fascia. Siamo naturalmente al primo tempo, il parziale di 0-0, c'è Vergani che soffia il pallone a Bontà, o meglio un errore di Bontà, poi Vergani fa tutto bene ma calcia proprio sul corpo di Morelli, buona opportunità, rilancio ancora nel finale di tempo, Crecco, palla a ritroso intelligente, cicca Vergani, la conclusione di Delle Monache con la palla che termina distante dal palo destro della porta, difesa dal numero 1 Meneghetti. Poi siamo nel secondo tempo, qui c'è Tupta che ruba palla a un difensore avversario, il colpo di tacco molto bello per Crecco, il suo rasoterra, il sinistro radente bloccato dal portiere Meneghetti, rischia qui il Pescara sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Francofonte, poi altro calcio di punizione sul versante opposto di Aloi, colpo di testa d'ingrosso, brivido per la difesa eugubina, quindi siamo al 76esimo quando entra De Sogus che fa la differenza, lo scambio con Tupta, il suo invito e la traversa clamorosa del numero 7 Colai, anch'egli
Bailly è entrato in corso d'opera, forse una deviazione impercettibile ma decisiva anche del portiere del Gubbio, Meneghetti traversa e poi il colpo di testa a allontanare il pallone, la minaccia di Bontà. Sugli sviluppi del corner c'è la respinta della difesa umbra, la conclusione di Saccani e parte il contropiede di Stefano che allarga subito per Vasquez, entrato da un minuto e mezzo, sterzata su Crescenzi e interno sinistro di grande precisione, nulla da fare per il portiere del Pescara Sommariva. Siamo al minuto 78 nel corso di questa partita, il gol dell'italo argentino Federico Vasquez, classe 93, è stato allenato a Virtus Francavilla dal tecnico del Pescara Colombo. Qui un'altra azione degna di questo nome, uno spunto pazzesco di De Sogus, palla in profondità per Tupta che si prepara molto bene ma colpisce malissimo. L'ultima opportunità del Pescara, 4 minuti di recupero, finisce 1-0 per il Gubbio, vittoria storica, non era mai riuscito al Gubbio di battere il Pescara nei precedenti 7 confronti. Dunque il Pescara saluta la Coppa Italia, il Gubbio che vince con un gol nel finale di Federico Vasquez affronterà la vincente di Padova Imolese che si incontreranno appunto nella giornata di domani alle 14:30. Diamo anche uno sguardo agli altri risultati perché il Crotone è riuscito a prevalere sul Monopoli per 3-2. Per 3-2, ai tempi supplementari ha deciso al 110° minuto Cantisani. Poi abbiamo detto del Gubbio che ha battuto il Pescara, ha eliminato il Pescara gol di Vasquez. Il Crotone ha battuto il Monopoli supplementari, ha deciso Cantisani al 110° minuto. La Viterbese nei 90 regolamentari ha avuto ragione del Giuliano, 2-1, dunque si qualifica la Viterbese. La Juve Under 23 ha maramaldeggiato sul campo della Feralpi Salò, 5-2 il verdetto finale, mentre Mantova Renate si stanno tirando i calci di rigore. I tempi supplementari, regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 2-2, quindi partita in corso. Queste sono le immagini principali che abbiamo già commentato. La partita Pescara-Gubbio ha deciso un gol di Vasquez, classico capovolgimento sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal Pescara che aveva colpito una clamorosa traversa con Colai, il gol, ripetiamo, di Federico Vasquez al 78°. 17:14, grazie a Dino D'Angelo in regia. A voi per l'attenzione, ancora una buona serata.